Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Mobile Video Games, primo video in italiano nel mio canale. Ne ho fatti altri in inglese, però visto che c'è parecchia gente italiana, ho deciso di fare un video in italiano. Allora, intanto a me chiamatemi pure Aluc, anche se il nome del canale è Mobile Video Games, ma chiamatemi Aluc. E niente, sono felice di portarvi un video in italiano, spero che vi piaccia anche voi, quindi fatemelo sapere nei commenti, che fa sempre piacere. Oggi ho deciso di portarvi con voi Pokémon Master, per chi non l'avesse già mai provato, comunque l'avesse già provato, è molto più esperto di me. Io sono proprio alla fase iniziale, cioè non ho proprio provato nulla e faremo tutto insieme. Quindi partiamo subito con il gameplay, diciamo. E la dito benvenuto nel mondo di Pokémon Master. Io sono Blu, un ammiratore dal talento eccezionale. La prima cosa, dimmi come ti chiami. Ok, facciamo come dice, magari si incazza ancora prima del tempo. Aluc, magari non esiste. Ok, perfetto. Ok, scegli il tuo aspetto. Allora, ho i capelli corti, ma qua non si può fare nulla. Allora, questa roba. Ok, lo zoom, scegli la foto. Dai, mettiamo che è una generosina. Occhi, mettiamo marroni. Capelli. Minchia, oh, che fantasia. Madonna mia. Grigi. Anzi, no. Come i neri? No, neri no. Rossi. Ok. Certo che sì. Grazie. Molto gentile. Bene, Aluc, ci aspetta l'appuntamento con l'esclusivo dedicato a noi allenatori di Pokémon. World Pokémon Master, o VPM in breve. Mi permetto che gli allenatori provenienti da tutto il mondo si affrontano in squadre di 3 contro 3. Ogni allenatore può mandare in campo un solo Pokémon e vincere. Per vincere serve un gioco di squadra eccezionale. Durante le tue avventure incontrerai tantissimi allenatori. Già non vedi l'ora, eh? Dai allora, dai, su, che vi prendo a schiaffi. Forse si parte, tua avventura non è... Ok. Vi prendo a ceffoni, vi prendo. Mamma mia, che bella grafica. Scusate ragazzi, ma se sentite il rumore sottofondo, sono in macchina perché mi sono ritagliato un po' di tempo durante il lavoro qua in macchina e sto registrando un video in macchina, quindi sta piovendo a dirotto e probabilmente farà del rumore. Tish, andiamo da Tish. Dai. Ah, bella, piacere di conoscerti, mi chiamo Tish. Ma chi è quella di amici, Tish? Mi mancano i puntini sotto gli occhi, credo. E sono receptionist of World Pokémon Master, quindi tu sei Aluc, vuoi partecipare, ok. Bene. Un porigofono. Che cos'è? Un telefono? Bah, non lo so. Dispositivo indispensabile qui a Pasio, contenente le informazioni. Ah, ok, perfetto. La lotta a squadra, grazie al porigofono, contro l'unità di formare squadra imbattibile. A proposito, unità è una parola speciale che usiamo a Pasio per indicare un allenatore e il suo Pokémon. Per caso sta cercando i compagni di squadra? Aspettate subito, avanti. Eccolo, Brock, lo scarsone, Brocco. Va bene, punta pure su di noi, facciamo volare. Non sei d'accordo anche tu, Misty? Bene, ok. Perfetto. La nostra squadra farà faville e suona il telefono, credo. No, non ho sentito, però va bene così, dai. Io sono Brock, piacere. Con il telefono. Capo palestra, subito, incredibile. Andiamo in città, allora. La città in cui si trova, c'è questo centro Pokémon, prima unità, vedrai, ok. Dai, ma che Pokémon mi date? Un incontro di città, ok, ricompensa. Quindi cosa dovrei fare adesso, scusa? Boh.
scusa. Onyx è il mio fedele compagno d'avventure, la sua specialità è resistere, eh? Madonna mia, ma quanto dialogo. In stile proprio Nintendo Pokémon. Ok, andiamo all'avventura, quindi. Aspetta che c'ho il simbolo della registrazione che sta dando fastidio. Storia. Ok, nuovo capitolo sbloccato, inizio ricco di speranze. Un incontro in città. Andiamo a vedere. Si comincia a fare. Ah, ho Pikachu allora io, dai. Mi è venuta in mente un'unità che potrebbe fare la casa vostra, andiamo a cercarla. Parli di quella dell'allenatrice di un'anima, vero? Credo che sia nella piazza poco più avanti. Basta, non potete obbligarci a lottare con voi, è contro le regole. Che succede? Cos'è questo chiasso? Sembra che qualcuno stia litigando, andiamo a vedere. Madonna mia. Andiamo a vedere, dai che prendiamo acceffoni con un... I'd say not. Spiacente, ma non mi sono disposto a lottare, non voglio far stancare il mio Pokémon. Esatto, se volete lottare con lui dovete tornare un altro giorno. Incazzati come una bestia, il tipaccio si chiama. Tipaccio. Scusate. Dai, eccoci. Siamo pronti noi, dai, siamo pronti. Dai. Su. Dobbiamo sberle. Esatto, ci pensiamo noi questi due. E voi che volete, cercate Roni. Interessante, fatevi sotto, vediamo chi la spunta. Bene, fine. Ho ritenuto qualcosa, però. Dai. Ok. Ma che denti ha? Un motosega, eh. Incredibile, ok. Noi lottiamo come ci pare piace, dato all'acqua che mi metterà al momento. Dai, su, vieni qua che ti tiro una scossa nel sedere. Sì, ma dai, ma combatte con le pippe quella lì, ma cosa vuole fare poi? Con la candela, questo si chiama quel Pokémon lì. Sinistro in testa, tuono shock. Madonna mia, metà vita, gli ho dato subito così. Barra delle mosse. Bene. Sassata. Toh. Una bella sassata in testa e bye bye. C'è la caposquadra dell'altra e già. Vabbè. Fenomeno proprio. Dai, dagli qua il balloraggio. Il bollaraggio, scusate. Madonna mia, seccato. Dai, Pikachu. Dai, Pikachu, un tono shock. Di così. Bye bye. Hai sconfitto Jessica. Ok, bene. Ma che team, ragazzi? Non ci lasceremo scappare l'occasione di lottare con la campionessa. Va bene, ciao ciao. Statemi bene, intanto ve l'avete presa. Ma mi ha mandato a chiamare il bullo. Levatevi di mezzo, siete venuti, ok. E adesso vi spacchiamo ancora di più. Dai, questo qua mi sembra già più serio, dai. Ah, che bei Pokémon che hanno! La nostra tipo con la stellina, poi bruttissimo. Una unità debole verso un determinato tipo. Tono shock, debole, ok. Ah, c'è scritto anche. Ok, concentrati su di lì. Ecco, amici. Ah, ok, dai, è abbastanza semplice come... Un colpo è già andato. Ora attacca con l'Onix per aspettare la debolezza nemica, certo che sì. Qua. Madonna, metà vita. Assassata, vai. Bye bye, super efficace.
Basta, lasciatemela stare, adesso vi penso io a dove, col bollaraggio. Sbang! 56 di danno, demolito. Geodada non ce l'ha fatta. Tanta roba, tanta roba. Belle le animazioni anche ragazzi, eh. Belle animazioni, belle musichette, bello il gioco, non è male. Bene. Livello 5, livello 5, livello 5, livello 5. Esperienza 16. Perfetto. Molto bene. Allora ragazzi, il video lo facciamo terminare qui perché altrimenti magari diventa troppo lungo e magari diventa anche un po' noioso. Quindi fatemi sapere nei commenti se potrebbe piacervi una serie su un Pokémon. Fatemi sapere se vi piace il video con la voce, che magari in futuro potrei mettere anche metterci la faccia. E niente, ricordatevi di lasciare un commento, un like come sempre, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, bazzicando su YouTube l'avete visto e magari vi interessa un po' il canale. E niente, con questo è tutto, vi ringrazio ancora e alla prossima. Ciao ciao ciao!